innanzitutto, cioè, fa strano e fa anche un po' brutto pensare che cazzo c'entri il DASPO, no? Con tutto quello che abbiamo detto, e anche con la posta in palio, no? Che quello dicevamo prima su mettere in moto resistenze, riappropriazioni, vivibilità della città e per come la si intende, insomma. In realtà tutto è abbastanza collegato e non è che cade dal cielo l'ultimo decreto di cui andiamo a parlare, che incide direttamente su appunto con la notifica di questo DASPO urbano. È un decreto, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, io faccio parte del Centro Popolare Sogestito, che in città da mesi, insomma, insieme a altri soggetti politici e sociali, collettivi, sta tirando su una sorta di osservatorio su quello che sta accadendo rispetto al contesto della repressione, della sicurezza, della retorica sul decoro e la sua attivazione concreta, pratica nella città, quantomeno, non siamo così ambiziosi. Ha un aspetto decisamente culturale e propagandistico, però ha già delle diciamo così, applicazioni pratiche o potenzialmente pratiche decisamente preoccupanti. Si diceva non cade dal cielo, e che cosa c'entra il DASPO con tutto questo? Vabbè, abbiamo parlato di guerra ai poveri, di centro-periferia, di profitto che si estrae. Dove va questo profitto? Ai danni di chi è che viene sfruttato? Perché sto termine fa strano, ma se il mio tempo, il mio lavoro, il mio sforzo mentale, qualcuno ci fa dei soldi, è sfruttamento, si può ancora dire. Siamo nel 2017, 100 anni fa provavano a batterlo da qualche parte nel mondo. E la vivibilità per chi? Io penso, e noi pensiamo, che per governare questi processi serva una cornice appunto sia sovrastrutturale, quindi culturale, di propaganda, vero e proprio indottrinamento, abitudine a dei processi che hanno bisogno invece di governance, cioè di controllo, di obbedienza e di repressione. E questo perché la guerra ai poveri si esprime purtroppo in questo paese ovunque, al centro e alla periferia. Pensiamo alla periferia, pensiamo a Ventimiglia, pensiamo a Lampedusa, pensiamo a Gorizia, guerra ai poveri. La guerra ai poveri è quella che viviamo in via dei Pepi, nel centro di Firenze. Chiaramente questo rapporto è dialettico e non può essere scisso l'uno dall'altro. Il tema di oggi è quello, come il centro viene messo a profitto e come questi meccanismi poi vengono a districarsi, e che cosa c'entra il DASPO. Il DASPO, velocissimamente, ve lo giuro, ha una storia che non c'entra niente con tutto ciò. DASPO significa divieto d'accesso alle manifestazioni sportive. Io forse in centro c'ho una maratona una volta l'anno, non mi sembra che il calcio storico forse che sia uno spazio, diciamo così, adibito allo sport. La cosa è interessante vedere come entra in vigore nell'89, governa Andreotti, le prime modifiche le modifiche sono sempre estensioni, questa è una cosa che tornerà nella discussione, o aggravamenti della misura stessa. Nel 94, primo governo Berlusconi, 2001, secondo governo Berlusconi, Pisani, terzo governo Berlusconi, e poi arrivano i nostri, no? Arriva il governo Amato nel 2007, e poi l'estensione di Alfano Renzi e Minniti successivamente. Quindi interessante vedere non solo come, cioè, i promotori delle suddette leggi siano dei peggiori governi reazionari della decade 80-90, no? E come questa tendenza sia stata poi presa e fatta propria dalla parte politica tendenzialmente avversa. Sappiamo bene che è retorica, non è così. L'89 in particolar modo, e i primissimi anni 90 sono gli anni in cui il calcio diventa letteralmente la terza industria italiana per estrazione di profitto. Cioè Berlusconi entra e compra il Milan, qualcuno se lo ricorderà meglio di me, io nell'89 nascevo, ma queste cose le ho un po' studiate e vissute, e non è un caso, perché anticipo la chiusura fondamentalmente del legame tra il
Daspo nello sport e Daspo nella città, cioè dalla curva allo stadio alla piazza, dalla piazza alla via, al quartiere, Daspo urbano, quel che è. Nel momento in cui diciamo così, un meccanismo diventa spettacolo, diventa prodotto, va venduto, non può avere chiaramente così, il fuori programma, non può avere il disturbatore, non può avere l'indesiderato. E non è che la violenza negli stadi sia nata nell'89, ha radici ben più antiche, ma veramente ben più antiche, ne parlano gli antichi romani nei primi giochi appunto che facevano nelle arene, ma vabbè, non la faccio lunga, è un tema che mi interessa molto, ma vabbè, non è questo il caso. Che cosa accade? Che quel prodotto lì viene messo su televisione, viene venduto, non ci può essere appunto un disturbatore, e va in qualche modo circoscritto. Il DASPO nasce come misura preventiva, quindi non ha un'ottica punitiva per la legislazione, chiaramente. Vedremo poi il concetto di prevenzione, vabbè, sia assai labile, eccetera. La chiamano infatti, il DASPO viene definito, se uno va sul vocabolario, come prevenzione atipica, perché immette immediatamente degli obblighi che un'operazione, un concetto preventivo non dovrebbe innescare. Oltre a essere appunto prevenzione atipica, la questione è la sua discrezionalità, cioè chi lo emette, verso chi e che diritto ha questo soggetto di emettere una violazione alla libertà di circolazione, alla libertà di movimento, che insomma non è poco. Il DASPO appunto può essere emesso senza una denuncia, da quando il decreto Renzi Alfano nell'agosto 2004, dopo la famosa partita Fiorentina-Napoli, dove perse la vita Ciro Esposito, e che tutte e tutte vi ricorderete, fu votato in un decreto sulla sicurezza d'urgenza in agosto, un decreto, anche qui torna un po' il discorso in cui ho iniziato, in cui all'interno di questo pacchetto sicurezza la stragrande maggioranza degli emendamenti sono a carico della cosiddetta emergenza immigrazione, era l'estate degli sbarchi, eccetera. Non è appunto non è un caso, torna la famosa questione centro periferia e guerra ai poveri e retorica emergenziale, cioè si fa sempre il decreto immediatamente dopo qualcosa, non pensando in realtà alla sua efficacia, quanto a un bisogno di rispondere a una percezione di emergenza. È la stessa logica che ha visto nascere e tradurre da decreto a legge il decreto Minniti-Orlando. La discrezionalità, per esempio, si introduce con il concorso morale, che anche qui non è una novità. Cioè, il concorso morale sorge a tutto riferimento sull'uso del concorso morale negli scontri di piazza, in contesti di tensione sociale, manifestazioni e scioperi, utilizzato a Genova 2001, ma anche nel processone a Firenze, vede coinvolti 80 persone e più. E si introduce il concetto, questo siamo sempre nell'estate 2014, di pericolosità sociale o turbativa di ordine pubblico. Anche qui, chi è che definisce dov'è la pericolosità sociale e che cosa turba o no l'ordine pubblico? Sono tutti temi che poi verranno messi a sintesi nel decreto Minniti-Orlando, siamo a 3 anni fa. Quindi questi parametri dove sono? Non c'è per forza un'informativa di reato, cioè il questore può emettere il DASPO al tifoso che turberebbe l'ordine pubblico o potenzialmente pericoloso senza che ci sia una denuncia. Questo DASPO non ha firma, non c'è l'obbligo di firma, non ti devi presentare durante la partita, 2 ore prima, 2 ore dopo, alla caserma di riferimento, ma non ci devi andare, non solo non devi andare allo stadio, attenzione, non devi andare nella zona ben distante dallo stadio stesso, ma anche, e qui torniamo al DASPO urbano di cui a breve parlerò, in zone per esempio dove potenzialmente potrebbero transitare tifoserie avversarie o la squadra avversaria, dunque sempre che se si parli di calcio, perché poi è stato esteso ad altri sport. Quindi la stazione e l'aeroporto, le zone limitrofe all'autostrada.
Perché dico che c'entra questo? Perché vedremo il Daspo Urbano che avrà la stazione occupata. Riprende. Certo, assolutamente. Questi sono esperimenti che poi, applicati a un settore specifico, vengono estesi. Questo lo dicevano i tifosi organizzati negli anni 90. Io ricordo gli striscioni, leggi speciali oggi per gli ultra, domani in tutta la città. Chiaramente anche buona parte del cosiddetto mondo antagonista, di sinistra, eccetera, vedeva un certo con interesse o buon occhio quello che era l'espressione di protesta del tifo organizzato. In realtà abbiamo visto che la sapevano lunga. E il Daspo di piazza è stato utilizzato ben prima del decreto Minniti-Orlando, applicato peraltro a una fattispecie interessante a Pisa, un corteo contro la Lega Nord. Dove anche qui, prima che arrivassero le denunce, il questore emette un Daspo a queste persone che parteciparono a questa manifestazione in cui ci furono dei tafferugli. Lo emette per che cosa? Però per lo stadio. Cioè, queste persone sono andate alla manifestazione il giovedì, ok? Succede qualcosa a questa manifestazione. Non sono neanche denunciate ancora, forse sono in registro degli indagati, non si sa. Il questore, però, su informativa chiaramente della polizia politica, della Digos, sa che queste persone che vanno anche allo stadio hanno partecipato a quella manifestazione, intanto, proprio per l'arbitrarietà di definire per la pericolosità sociale di questi soggetti, divieto di andare allo stadio. Poi quello che hanno fatto a quella manifestazione, vedremo. È stata una prima, e questo lo introduce il decreto Alfano-Renzi. Ma veniamo alla Minniti-Orlando, velocissimamente, che cosa c'entra con questo dibattito? Vabbè, approvato in tutta urgenza, in primavera diventa legge, cioè a marzo, febbraio-marzo esce il primo testo, poi con le modifiche diventa legge in aprile. Lo dice lo stesso Minniti, cioè noi rispondiamo a una percezione di insicurezza, nonostante qualche mese prima lo stesso ministero riporta i dati della criminalità e dei reati in questo paese. E come descrive lo stesso ministero, nonostante l'80% degli italiani creda che il paese sia a forte rischio sicurezza, i reati legati alla cosiddetta macrocriminalità, tra cui omicidi, rapine, attentati, sono in netta diminuzione. Ciò che gli italiani percepirebbero come indice di insicurezza, secondo le statistiche dello stesso ministero, sono però per l'appunto reati di microcriminalità, furti, borseggio e quant'altro, anche se anch'essi sono in netto calo. Questi però sono quelli che, diciamo così, l'italiano medio percepisce come insicurezza. Dunque, reati, se ci pensiamo bene, che sono legati alla marginalità sociale o all'insoddisfazione di bisogni primari, materiali, ai quali evidentemente lo Stato non sa farsi carico, perché appunto se la percezione dell'80% degli italiani è questa, un motivo c'è. L'analisi del decreto viene approvato, vabbè, chiaramente con modifiche, eccetera, il 12 aprile diventa legge. E che cosa intende? Parla proprio di sicurezza urbana, quindi il decreto non è sulla sicurezza, è proprio sulla città. Che cosa dice Minniti, che cosa intende per sicurezza urbana? Lo definisce così: il bene pubblico che asserisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree e siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, super dichiarazione di intenti, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura rispetto alla legalità, l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. Vabbè. Questo bene pubblico dunque dovrebbe essere perseguito tramite un patto, patti sottoscritti fra prefetto e sindaci e fra sindaci e privati, e qua tornano i primi interventi. Perché è proprio una legislazione che va a toccare la città. Qui il legame centro-periferia è fortissimo, cioè non esiste un Daspo dato a Figline Valdarno nel casolare dove magari è scritto sul muro, però se tu scrivi sul muro in Via degli Alfani il Daspo può arrivare, perché pure non torna anche a livello giuridico. In generale, appunto, il decreto parla chiaro e dice. Esatto, lo dice nettamente. Uno, l'obiettivo, prevenzione di fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, specialmente attraverso l'impiego di forze dell'ordine e installazione di videosorveglianza. Due, promozione e tutela della legalità. Tre, promozione del decoro urbano attraverso l'individuazione, e qui arriviamo al centro, l'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici, sedi universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero
cioè lo dice chiaro, cioè questo decreto è su questa zona della città qua, dove appunto c'è un flusso turistico, dove appunto dicevamo prima probabilmente c'è dell'interesse chiaro. È netta, immediata, come il ruolo del sindaco diventa poi fondamentale, il ruolo del sindaco e la sua polizia municipale, quasi come fosse polizia privata. Sappiamo a Firenze esiste una squadra della polizia municipale che appunto si chiama Antidegrado, che chiaramente agisce in centro, non è che agisce in altre zone. Questa è una tendenza che vabbè, vediamo dalle carceri sui posti di lavoro, nelle cooperative, a scuola, i presidi come diventano dirigenti e come abbiano una, così, una centrazione di potere importante, ma appunto il corpo del decreto sono le aree museali, monumentali e turistiche. Perché? Cioè, ci si domanda, no? È il discorso di prima, no? Esatto, è il discorso di prima, ma lo dice chiaro, cioè non è che siamo noi che ci mettiamo questa cosa e ci abbiamo la fissazione che adesso il tema del turismo, appunto, come si diceva prima, viene puntato il dito, cioè lo puntano loro e noi probabilmente dobbiamo capire cosa ci sta dietro per trovare meccanismi che lo disinneschino e che riescano a parlare alla gente e appunto non farcelo passare sulla testa come se nulla fosse. La condotta classista, chiara, come diceva Maurizio, lo si vede nei cosiddetti reati non reati, cioè l'ubriachezza, l'atto contrario alla pubblica decenza, il parcheggiatore abusivo, si dice proprio così, non è che è proprio una fattispecie che si chiama così, e l'accattonaggio. Innanzitutto, vabbè, dov'è la pericolosità nell'accattonaggio, non lo sappiamo, eccetera. Comunque, la cosa che è importante, cioè ciò che significa reato contro una persona o un patrimonio commesso in un centro storico o in un'area turistica comporta una sanzione aggiuntiva diversa rispetto allo stesso, che lo stesso reato venga ammesso in un'altra parte. Questa è la tendenza all'oggi, probabilmente la tendenza è estendere, lo sappiamo, però il fatto che adesso accada questo è importante e penso che sia in linea con il ragionamento che questo dibattito portava. Ora, la parabola del DASPO è chiara, appunto, dove c'è profitto, diciamo così, ci deve essere un piano strutturale, legale e giudiziario che lo tuteli e dall'altro sovrastrutturale che lo accetti, lo faccia accettare. Dunque obbedienza e controllo. Dall'altra stiamo vedendo come, l'abbiamo detto più volte, il welfare state stia diventando un workfare state, cioè e allo stesso tempo dallo stato sociale allo stato penale, cioè il meccanismo di integrazione, di estensione dei diritti, cioè è totalmente legato al ciclo produttivo del lavoro, successivamente alla scala sociale in cui tu sei inserito rispetto al ciclo produttivo e che questo ciclo ti impone, e di conseguenza torna al concetto di classe pericolosa che per forza va innanzitutto impaurita, seconda di poi allontanata dal centro città e terza certo, governata il più possibile. Certo. Questo è un meccanismo che mi sembra nella nostra valutazione lampante. Grazie.